La dottoressa Barbara Balanzoni è tornata e afferma che i suoi pazienti affetti da Covid sono guariti tutti, mentre il Ministero degli Assassini e l'Ordine dei Medici di Venezia stavano preparando la sua sospensione dalla professione medica. Letteralmente la dottoressa scrive: "Invio le mie prescrizioni, solo alcune, fatte negli scorsi mesi. Tutti i pazienti sono guariti, nel mentre il 17 dicembre 2021 il ministero mi ha denunciato all'ordine dei medici che nei mesi successivi mi ha radiato. Ora io pretendo che si faccia luce sulla questione. Ricordo di aver prescritto questi farmaci anche dopo la sospensione del 18 gennaio 22, in quanto i medici di base assassini o non visitavano le persone o prescrivevano paracetamolo. Fate un po' voi, cari NAS. Queste mail sono tutte pubblicate, pertanto tutta Italia si attende risposte. Direi che è giunta l'ora. In copia leggono i futuri indagati affinché sappiano quanta gente hanno assassinato senza prescrivere le cure adeguate e vaccinando con un veleno. Dottoressa e tenente riserva selezionata Esercito Italiano Barbara Balanzoni." Insomma, mica pizza e fichi, qui siamo a livello di cracco che a Milano ti quota un piccione a chilometro zero a 46 euro. In ogni caso, con una denuncia querela presentata con questi termini e modalità, che cosa potrà mai andare storto? Iniziamo con l'analizzare la prima dichiarazione della dottoressa, ovvero che i suoi pazienti sono guariti tutti. Come ha potuto ottenere questo strabiliante risultato? Analizziamo in dettaglio le ricette e le prescrizioni che la dottoressa ha rilasciato a questi pazienti. Ebbene sì, la dottoressa Balanzoni spesso e volentieri utilizza quadernini e block notes per scrivere le sue ricette e la risposta è sì, lo può fare perché quello che conta per aversi una ricetta a tutti gli effetti è l'intestazione che ti indica a chi questa ricetta è rivolta e la firma del medico unitamente all'utilizzo del suo codice identificativo per far capire esattamente chi è. Quindi no, in teoria non ti serve un timbro e non ti serve un ricettario vero e proprio. Sotto il profilo pratico, il rischio è che il farmacista che si vede consegnare una ricetta scritta in questo modo qui possa sospettare che si tratti di un falso e causarti qualche problema al banco. Ma analizziamo le ricette vere e proprie. Costante è la prescrizione di Plaquenil, ovvero di idrossoclorochina. L'uso di questo farmaco è stato autorizzato in via provvisoria appena si è diffusa l'epidemia per scopi di repurposing. Che cos'è il repurposing? È quella fase in cui sei sostanzialmente preso dal panico perché c'è una nuova pandemia e non sai come combatterla, per cui arrivi alla conclusione più istintiva e logica di sempre. C'è un nuovo nemico, non sappiamo come affrontarlo, lanciamogli addosso tutto quello che abbiamo, fuoco a volontà e speriamo che ci sia qualcosa che gli faccia davvero male. Ecco, l'idrossiclorochina in vitro al virus faceva davvero tanto male, ma in vitro, non in vivo. Per intenderci, in vitro l'acido solforico è in grado di sconfiggerti l'HIV in un nanosecondo, ma se non iniettiamo acido solforico nelle vene dei pazienti, qualche motivo ci sarà. AIFA ha revocato l'autorizzazione all'uso di questo farmaco fin dal 29 maggio 2020. Quindi da allora nessun medico dovrebbe prescriverlo per la cura della pandemia. Mentre invece la dottoressa Ballanzoni ha continuato a farlo per tutto il 2021 e, stando alle sue parole, anche nel 2022. In secondo luogo, la dottoressa Ballanzoni prescrive un discreto numero di antibiotici che, come tutti sappiamo, sono efficaci solo per contrastare infezioni batteriche.
e che andrebbero prescritti solo quando strettamente necessari al fine di evitare quell'antipatico fenomeno dell'antibiotico resistenza. Quando usi l'antibiotico, alcuni batteri hanno la pessima abitudine di sopravvivere e quelli che sopravvivono si moltiplicheranno. Quando userai di nuovo quell'antibiotico su tanti batteri che sono in grado di sopravvivervi, beh, l'antibiotico diventerà inutile. Mi auguro pertanto che la dottoressa Ballanzoni si sia accertata che in quei casi gli antibiotici fossero necessari. La dottoressa Ballanzoni prescrive poi vitamina C, vitamina D e integratori alimentari. E in alcuni casi prescrive anche vitamina C e Flavort contemporaneamente, quando in realtà il Flavort contiene già il 200% della vitamina C di cui hai bisogno. Il tutto partendo dal presupposto che la tua dieta sia spaventosamente povera di vitamina C e D e che tu non assuma già queste vitamine dai cibi che mastichi tutti i giorni, come per esempio le arance, per quanto riguarda la vitamina C. Il Flavort poi è un integratore alimentare, puoi prenderlo anche senza necessità di avere una ricetta, perché al suo interno ci sono sostanze che sostanzialmente servono a poco nulla, però hanno dei gran bei nomi, tipo la quercetina. La dottoressa Balanzoni poi prescrive degli antinfiammatori e questo tipo di prescrizione è compatibile soltanto quando un paziente corre il rischio di sviluppare una malattia severa. Dagli antinfiammatori puoi in effetti trarre un beneficio immediato, ma a prezzo di una risposta immunitaria rallentata o comunque non al top. Insomma, alla fine della fiera, l'unica prescrizione che ha senso è quella relativa ai FANS, abbinati agli inibitori di pompa protonica che servono a proteggere il tratto gastrointestinale. E io che speravo che la pompa protonica fosse un componente del Mazinga Z. Insomma, almeno l'80% delle prescrizioni della dottoressa Balanzoni non hanno il minimo senso sotto profilo medico e parte di queste sono addirittura contrarie alle direttive emesse da AIFA. E a questo punto ci sarà sicuramente qualcuno che si alzerà e si agiterà dicendo qualcosa del tipo: "Ma la dottoressa Balanzoni li ha salvati tutti!" Sì, e probabilmente sarei riuscito a salvarli tutti anch'io prescrivendo due lattine di Sprite al giorno. In primo luogo, non sappiamo nulla sui suoi pazienti. Qual era il loro fattore di rischio rispetto a questa malattia? Erano tutti trentenni e quarantenni oppure c'erano anche anziane signore di 96 anni, per intenderci? Quali erano i sintomi che queste persone hanno manifestato? Sono risultati positivi a un controllo effettuato per caso oppure avevano qualche tipo di sintomo? Se sì, quali? Con quali severità? La dottoressa poi ha avuto modo di seguire il paziente e di verificare l'esito di ogni prescrizione? Certo, se si tratta di seguire una decina di pazienti, perché alla fine della fiera una decina di ricette ha pubblicato, non è che ne abbia pubblicate qualche migliaio, si può fare tranquillamente, ma se fossero molti, ma molti di più, diventa difficile tracciare ogni singolo paziente, soprattutto se si rivolge a te da qualche altra parte d'Italia e al di fuori della tua circoscrizione. E ti riduci a tenere i contatti in remoto sfruttando qualche social o WhatsApp, per intenderci. Poi, naturalmente, mi auguro di sbagliare, ma visto l'uso e l'abuso di block notes e quadernini, mi viene il sospetto che la dottoressa non abbia un software specifico per gestire i pazienti. Ma magari è semplicemente all'antica e tiene tutto appuntato a penna da qualche parte. Comunque sia, mettiamo il caso che sia tutto vero e che la dottoressa abbia mantenuto i contatti con ogni singolo paziente, il quale si sia premurato ogni volta di far sapere che è perfettamente guarito senza passare dall'ospedale e senza naturalmente finire 2 metri sottoterra. È un risultato così brillante? La risposta è che no, non è affatto un risultato brillante, anzi è quasi fisiologico visto il numero di pazienti. E la risposta sta nella statistica. Vi faccio un esempio concreto. Nella giornata di ieri c'erano 11.130 persone che risultavano positive a questa malattia. Le persone che purtroppo sono decedute sono 60.
che corrispondono allo 0,5% del totale. Il che vuol dire che a livello statistico, per avere un paziente deceduto, dovresti avere almeno 200 pazienti. E non solo dovresti avere 200 pazienti, ma dovresti averli in quel giorno specifico. La dottoressa Balanzoni sembra invece averli avuti nell'arco di un mese, il mese di dicembre, per essere precisi. Quindi il rischio di vedere qualcuno che ci lascia le penne è ancora minore. Perché quel calcolo che ho fatto prima vale per ogni singolo giorno. E tu per ogni giorno avrai al massimo 1, 2, 5 pazienti. Insomma, con un numero così ridotto di pazienti, il rischio che qualcuno ci lasci le penne è davvero prossimo allo zero, a prescindere dalla cura che applichi o non applichi. Infine, c'è anche un altro aspetto da considerare, il fattore di rischio. È verosimile che tutte le persone che si sono rivolte alla dottoressa Balanzoni avessero sintomi leggeri e non severi. Se avessero avuto dei sintomi severi, probabilmente sarebbero stati ospedalizzati. E di conseguenza è abbastanza fisiologico che tutti e 10 i pazienti della dottoressa siano sopravvissuti. Li avesse curati con Coca-Cola e Mentos, probabilmente avrebbe ottenuto lo stesso risultato, per intenderci. Quindi le avventure mediche della dottoressa Balanzoni sono assolutamente prive di ogni e qualsivoglia interesse scientifico. Viceversa, però, la sua comunicazione potrebbe essere davvero interessante sotto il profilo giuridico e penale. Ma di questo ne parliamo domani. Nel frattempo, un grande, grande ringraziamento va a Infognare per esistere, che si è procurato il materiale da analizzare, e al dottor Luca Fanasca, che ha dato i suoi consigli medici ed analisi scientifica. Come sempre, vi invito a far sapere quello che ne pensate scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi vi piace il canale, ma non vi siete iscritti e non avete attivato la campanella, se guardate tutti i video, ma non mettete il mi piace e non li condividete, fatelo, oppure il Ministero degli Assassini potrebbe iniziare a darvi la caccia. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.